Un forte e caloroso saluto a tutti voi, sono Lorenzo Colangeli, come tutti i fine settimana parleremo di rugby e parleremo delle attività come sempre che si sono svolte in fine settimana e di quello che accadrà in questo weekend che ci accingiamo a vivere. Allora, innanzitutto questo fine settimana avremo delle attività abbastanza importanti che adesso elencherò, però per iniziare parleremo di quello che è avvenuto la settimana scorsa, dove si è terminato un torneo federale del campionato italiano femminile di Serie A Elite, che ha visto vincere lo scudetto la società del Villorba. Una finale tra due società venete, a Villorba e Valsugana, che ha visto questa volta vincere un Villorba che con la sua giocatrice d'Inca ha meritato per il corso della gara, che è stata abbastanza tirata, molto in equilibrio, perché è riuscita a gestire meglio determinate situazioni e ha portato meritatamente la vittoria nel suo club di Villorba. Finisce così questo campionato molto interessante. Ora il movimento femminile vedrà a breve una dei raduni per affrontare il torneo del 15 woman che vede la nostra italiana nel gruppo B. Poi ne parleremo quando arriverà il momento. Per quanto riguarda invece le altre attività, erano tutte quante impegnate su non quelle federali, quelle delle franchigie, ma sulle finali dei campionati europei. Campionati europei che hanno visto i sudafricani degli Shark vincere la Challenge Cup e i francesi del Tolone vincere in finale contro gli irlandesi del Leicester. Per quanto riguarda invece le attività che si svolgeranno questa fine settimana, abbiamo delle situazioni molto importanti. Abbiamo innanzitutto la finale del campionato di Serie A d'Elite, che vede il Tiadana sfidare il Padova, una partita secondo me equilibratissima che ci darà sicuramente spettacolo per noi appassionati, e la potremo vedere in diretta su Rai 2 il 2 giugno, domenica 2 giugno alle 17:30. Ripeto, una finale secondo me molto equilibrata, perché da quello che si è visto durante il campionato intero il Tiadana ha dimostrato veramente di essere poi la regina della classifica, e un Padova che comunque, vincendo il derby contro Rovigo, ha dimostrato di avere qualcosina in più per poter ambire a una conquista del torneo stesso. Quindi una finale molto bella, ripeto, da vedere se possibile, Rai 2 il 2 giugno alle 17:30. Per quanto riguarda invece il torneo United Rugby Championships, abbiamo l'ultimo turno del torneo, che vede sia le Zebre giocare contro i Glasgow in Scozia per cercare di finire questo torneo che, abbiamo detto la settimana scorsa, non ha dato molta soddisfazione alla franchigia italiana di Parma, e per evitare evitare soprattutto, secondo me, un rischioso punteggio molto elevato contro una squadra che ambisce alla vittoria addirittura del torneo, perché già è qualificata per i playoff. Ma l'altra partita molto importante invece vede Treviso sfidare l'altro club scozzese dell'Edimburgo in casa a Treviso. È una partita una partita determinante, perché per la classifica vede tutte e due le squadre allo stesso punteggio, con anche i sudafricani di Lions allo stesso punteggio di 39 punti e per due posti per le playoff. Questo fa sì che la partita sarà molto interessante, sicuramente una partita dove sia l'Edimburgo sia lo stesso Treviso cercheranno di arrivare a vincere e a portare punteggio in classifica per consolidare la possibilità di partecipare ai playoff. Per quanto riguarda Treviso, sarebbe la seconda volta da quando partecipa al United Rugby Champions, ma la prima volta quando ci sono stati inseriti le squadre sudafricane. Quindi la partita potrà essere vista anche lei, in tutte e due le gare potranno essere viste sulle piattaforme Sky. Glasgow Zebre il 31 di maggio, venerdì alle 20:35, mentre diretta di Benetton Treviso Edimburgo il primo di giugno alle ore 14, sempre sulle piattaforme Sky Sport. Abbiamo poi, oltre a queste
queste attività, anche la finale per il campionato italiano di Serie A, che vede la finale giocarsi alle 17:30 sempre sabato 1 di giugno a Prato tra il Custorino e la Lazio. La Lazio che vede la seconda volta partecipare per la seconda volta alla finale per ambire al ritorno del top del campionato top elite, top 10, di nuovo top 10, perché come ho detto già in altre puntate precedenti, si ritorna a un numero 10 di squadre, e il Custorino che ritorna, ambisce a ritornare dopo un anno di purgatorio, tra virgolette. Una partita secondo me anche questa molto interessante, una partita che vede una Lazio che ha battuto il Verona, che era sulla carta forse la pretendente alla potenzialità di tornare in top elite, e un Custorino che dopo aver perso nettamente a Prato contro i Cavalieri Prato ha ribaltato il risultato nella partita di ritorno. Ora queste due squadre cercare di arrivare alla vittoria finale per poter tornare, come ho detto, nel top 10. Questo si potrà vedere, questa partita, in streaming sul canale della Federazione Italiana Rugby, ripeto, sabato 1 di giugno alle ore 17:30. Detto questo, vi saluto, vi auguro un buon fine settimana e ripeto, buon rugby a tutti.